Ragazzi, benvenuti in questo video di MATLAB Ambassador Italy. Mi chiamo Augusto. Oggi voglio mostrarvi come si potrebbe creare uno screensaver sfruttando gli effetti di attrazione e repulsione delle particelle che possiamo programmare su MATLAB per ottenere dei giochi davvero interessanti a livello grafico. Allora, co cosa ne pensate? Iniziamo. Questo, ragazzi, è il codice e questo è quello che praticamente andremo a realizzare oggi. E già possiamo notare che le particelle si muovono di poco, però giusto per darvi un'impressione complessiva riguardo il lavoro, ecco cosa succede se si passa all'interno della figura, in modo da crearne di nuove, e già iniziano ad attrarsi e a fare delle forme davvero fluide, molto interessanti da vedere. Al tempo stesso possiamo anche utilizzare il click del mouse per generare delle particelle di colore verde, invece iniziano a respingere le altre vicine bianche. Tutto quanto all'interno di un'unica pagina di calcolo. Bene. Allora, concentriamoci un po' sul codice. Questa è una funzione, si chiama particle, e da prima cosa fa? Delle figure, crea una finestra con queste proprietà, eccola, è di colore nerastra, e possiede un unico asse, ax, che copre tutta quanta la figura, ed è di colore nero anche lui. Al tempo stesso, ax è largo 100%, e all'interno di questo campo dobbiamo creare delle particelle di colore bianco, definendo quindi la loro posizione. All'inizio ce n'erano poche, era un numero compreso tra 5 e 10, e di queste è stato ipotizzato un posizionamento iniziale in x e in y all'interno del campo stesso, ovvero di 100. In più di queste particelle è stata necessaria anche la velocità iniziale, che abbiamo supposto essere nulla. E al tempo stesso è stato necessario pure dover introdurre almeno una particella repulsiva di quelle verdi, e per evitare che questa fosse già presente sul campo e che, diciamo, facesse valere i suoi effetti, ho preferito posizionarne una molto lontana, quindi come se fosse all'infinito. Dopodiché è bastato definire il tempo di simulazione, un decimo di secondo, e i valori dell'attrazione, quindi la prima costante per le bianche vale 0,1, mentre quella per la repulsione vale 3. Questo vuol dire che le particelle verdi sono molto più forti di quanto si possano attrarre quelle bianche. Dopodiché il disegno è stato adottato, grazie proprio alla possibilità di definire le specifiche punto anco punto green. Poi il trucco per, ecco, creare tutta la parte dell'interazione per l'utente è stata quella di introdurre delle sottofunzioni all'interno di questa particle. Cosa vuol dire? Queste funzioni newPoint e addRepulse sono state scritte all'interno del foglio, sono qui in basso, e queste si preoccupano appunto della generazione di nuovi individui. Come si fa? Semplice. Basta chiedere all'asse qual è l'ultima posizione del mouse all'interno della figura, la proprietà parent point. E una volta che questa viene estratta, viene salvata all'interno del nostro vettore le particelle bianche e viene creata, per ognuna di queste particelle create, anche la velocità iniziale. È nulla. Invece per la add repulse si fa praticamente altrettanto, soltanto che il modo per cui MATLAB riesce a distinguere quando deve essere lanciata questa e quando deve essere lanciata quest'altra è proprio in base alla proprietà di richiamo, ovvero la nostra figura F possiede delle proprietà come la window button motion function, che sta proprio a significare funzione di richiamo quando il mouse viene mosso. Invece, quest'altra è funzione di richiamo quando il mouse viene premuto, cioè quando è down. Quindi, ogni volta che io premo con il mouse, sto applicando add repulsore. Invece, quando io mi muovo all'interno della figure, sto invece richiamando new point. Dopodiché viene aperto un ciclo che non ha mai fine, che lancia costantemente update universe, ovvero la funzione che si preoccupa di alterare, diciamo, quello che noi possiamo vedere. Dopodiché i risultati vengono plottati e aggiornati proprio grazie alla proprietà drawNow, che fa vedere questo movimento fluido. Allora, funzione update universe è una funzione ovviamente di tipo calcolo matriciale, quindi
quindi ho pensato di lasciare questo schemino per semplificare un po' l'apprendimento. Dobbiamo comunque implementare la legge di attrazione di Newton e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare la forza di attrazione in x e in y. Per fare questa cosa dobbiamo conoscere la distanza di tutte le particelle in modo reciproco e quindi dobbiamo risalire a questo vettore, a questa matrice d, che è la distanza. Per fare ciò prendiamo il vettore delle x e il vettore delle y, applichiamo la sottrazione con i propri trasposti in modo da generare quindi la matrice azzurrina e la matrice rosa. Dopodiché queste due matrici vengono elevate al quadrato e sommate. Tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che questa matrice distanza dividerà in modo puntuale tutte queste matrici. E quindi per evitare la divisione per zero, si potrebbe applicare lungo la diagonale, in quanto ogni elemento è uguale a se stesso, allora è stato necessario sommare a d anche l'identità per evitare appunto questa divisione per zero. Inoltre, tutti i valori della distanza che sono inferiori a 0,1 o comunque un valore a scelta sono stati riscalati con questo per evitare che le particelle schizzassero troppo velocemente lontano. Dopodiché applichiamo la formula, ovvero costante di attrazione che ha il segno meno, moltiplica la somma di matrice azzurra diviso la distanza al quadrato e accanto, nella posizione in y invece, la somma della matrice rosa divisa puntualmente per distanza al quadrato. Qualcosa di simile viene poi riproposto per la parte di repulsione e quindi si applica lo stesso procedimento, però sottraendo il vettore con le coordinate dei punti verdi con le coordinate dei punti bianchi. Dopodiché il risultato è praticamente identico. A viene incrementato con questo nuovo effetto, che è moltiplicato per la costante di repulsione questa volta, e poi questa nostra, diciamo, forza, ma potrebbe anche essere vista poi come un'accelerazione, moltiplicata per il dt va a modificare la nostra velocità, e moltiplicando nuovamente per il dt possiamo sommarla alla posizione per aggiornare costantemente il movimento di queste particelle. Benissimo, spero che questo video vi sia piaciuto e che l'effetto sia particolarmente divertente. Io adesso ve lo lascio un attimo qui. Ecco, quando aumentano le particelle l'effetto è ancora più interessante, sembra davvero di vedere qualcosa di, non so, anche un po' onirico. Spero che il video vi sia piaciuto e niente, aspetto i vostri commenti e chissà, magari qualcuno potrebbe anche inventare delle varianti. Alla prossima, CLC, Clearol.